conto che tipo di macchina sta lavorando alle tue spalle. È una macchina già vista, una macchina che però ha avuto grande successo, sempre migliorata, ce la racconti, visto che va anche parecchio in alto molto facilmente. Buongiorno a tutti. Macchina che state vedendo ed è in esposizione qui alla fiera di Novegro è il 535 AVD. È una macchina di ultima generazione, una macchina che ha 2 anni ed è una macchina pensata principalmente per le pendenze. È l'unica macchina al mondo che riesce a gestire delle pendenze fino al 70% come massima pendenza in taglio. Un altro grosso vantaggio che ha questa macchina, per come è conformata, per come si snoda, avendo 4 motori di trazione indipendenti, è quella di riuscire a fare le manovre quando il prato finisce in pendenza, con la possibilità di fare delle manovre e di girarsi con una pendenza massima del 50% sul filo perimetrale, dove tutti gli altri modelli si fermano per come sono fatti, con una pendenza massima del 15%. Qui in fiera, della gamma di 12 robot che abbiamo, esponiamo solo le macchine serie 5, ovvero le macchine per il mondo professionale. Sono delle macchine che coprono delle metrature dai 0 ai 5.000 metri, oppure con più macchine si può tagliare infinità di metri quadri, però sono macchine adatte all'utilizzo del professionista, ovvero il giardiniere che ha la possibilità di gestire più macchine contemporaneamente, proprio perché sono dotate di una ulteriore app che gli permette di fare questo. Già molte macchine nella serie standard per il privato, come queste, hanno un modulo di controllo remoto dove si possono monitorare, si vede costantemente dov'è la macchina grazie al GPS integrato, si può comandare la macchina nel farla partire, fermare, cambiare l'altezza di taglio, eccetera. Ma nella gamma standard questa applicazione permette di gestire un robot alla volta. Le macchine serie 5 fanno parte del pacchetto Fleet Service, che nel mondo Husqvarna è proprio quella piattaforma che ci permette di gestire un alto numero di robot, e non solo robot, contemporaneamente. Ecco, ne hai dette tante. Il plus più alto di queste macchine, penso che già insomma il fatto di andare molto in pendenza sia stato un bel valore. Direi che questo è uno delle cose più belle di questo nuovo prodotto, anche perché dall'arrivo, da quando è arrivata sul mercato questa macchina, per noi si è aperto un mondo di nuovi giardini dove chi aveva una pendenza così importante non pensava che ci fosse un robot che potesse gestire in automatico il proprio giardino. Mentre con l'arrivo del 535 AVD, appunto, molti clienti si sono subito affiorati nella ricerca di questa nuova macchina. Qual è il giardino ideale, il contesto ideale di questa macchina? Allora, diciamo che il robot ha... Come posso sfruttare al meglio, come posso godermela anche al meglio? Va installata su una metratura che può andare appunto dai 0 metri fino a circa 3.000 metri quadri, il consigliato, anche se il robot ne gestisce 3.500, questo singolo modello. E l'ideale sarebbe avere una pendenza più o meno costante, ma che possa dare la possibilità alla macchina di fare delle manovre. Questa è una gran macchina, però rispetto agli altri modelli ha bisogno di un po' più spazio, soprattutto per le manovre.